colesterolo è un argomento veramente molto, molto, molto delicato. Sono persone che non sanno niente della propria condizione fisica, non sanno dei rischi sanitari che corrono, ma conoscono perfettamente il loro valore del colesterolo. Questo ha contribuito anche a campagne pubblicitarie veramente, veramente pesanti sul colesterolo come fattore, come killer cardiovascolare. Ecco, noi dobbiamo, come medici di segnale, dobbiamo veramente smontare questa credenza del colesterolo come killer vascolare, perché una cosa è quello che dicono le società scientifiche, le società di cardiologia, di cui purtroppo conosciamo le forti influenze da parte dell'industria farmaceutica produttore dei farmaci anticolesterolo. E poi altro invece è quello che dicono i lavori scientifici. Allora, la prima cosa da capire è che il colesterolo è una molecola naturale prodotta dal nostro corpo e che è particolarmente preziosa per una serie di funzioni biologiche che il nostro corpo deve svolgere. Basti pensare, per esempio, che il latte di mucca, il latte diciamo che viene consumato dal vitellino appena nato e fino alla crescita, è molto basso come contenuto di colesterolo rispetto al latte materno, il latte che la mamma fa per il proprio bimbo, per il proprio cucciolo d'uomo. E questo perché avviene? Questo avviene perché il bambino ha bisogno nel suo primo anno di vita, anno e mezzo di vita, di far crescere in maniera molto importante il proprio cervello, e per far crescere il proprio cervello serve il colesterolo, che è una componente importante della guaina mielinica delle cellule cerebrali, e quindi è molto prezioso per questo. Che strano, no? Che la mamma dia al proprio bambino un killer cardiovascolare terribile come il colesterolo, e già questo dovrebbe porci delle domande. Ma non solo per lo sviluppo del cervello del bambino, perché noi scopriamo che il colesterolo è precursore di tutti gli ormoni sessuali maschili e femminili, quindi tutti gli estrogeni e di tutto e del testosterone, quindi sia gli ormoni sessuali maschili che quelli femminili hanno il colesterolo come base. Allora è strano, no, pensare magari un adulto che si lamenta per la sua disfunzione erettile e sta prendendo anche magari una statina anticolesterolo. Ecco, bisognerebbe capire quale delle due preferisce, se preferisce abbassare il precursore del testosterone o se preferisce rischiare di morire di infarto. Ma poi sarà vera questa cosa del rischio di morte per infarto? È possibile che il nostro corpo produca una molecola che è un vero e proprio killer cardiovascolare e la produca in grande quantità? I lavori scientifici più accreditati che parlano di valori di colesterolo ottimali come prospettiva di sopravvivenza parlano di quei valori, 250-260, e per gli adulti sopra i 65 anni il colesterolo perfetto è quello più alto possibile, cioè più è alto il colesterolo più alta l'aspettativa di vita. Questo è l'esatto contrario di quello che ci viene detto da tutte le parti, su televisioni, giornali, riviste eccetera, che sono, ripeto, nelle mani dell'influenza di chi vende invece farmaci anticolesterolo, che sono tra i farmaci maggiormente venduti al mondo e assolutamente con effetti collaterali importanti. Allora dobbiamo cominciare a ragionare su questo. Ma abbiamo parlato del colesterolo come precursore degli ormoni sessuali. Attenzione, precursore della mielina e dell'integrità del sistema nervoso. Quante persone con Alzheimer, Parkinson eccetera prendono, o con problemi neurologici, prendono delle statine. È una situazione di rischio che nessun medico di segnale cercherebbe di coprire in questo modo. Ma poi abbiamo anche il coenzima Q10, che è un elemento importantissimo all'interno del nostro mitocondrio, cioè della centralina energetica della nostra cellula, che ancora è colesterolo modificato. Quindi il nostro mitocondrio non funziona più bene se non c'è colesterolo a sufficienza. Ma non è finita. La vitamina D, quanto se ne è parlato anche per il Covid-19, dell'importanza della vitamina D come molecola similo-ormonale antinfettiva. Ma poi della vitamina D noi sappiamo benissimo l'importanza per la fortificazione delle ossa e anche ultimamente come sostanza preziosissima per prevenire malattie autoimmuni. Ecco, la vitamina D è colesterolo modificato.
le funzioni digestive legate al contenuto della bile. Anche lì nella bile c'è dentro del colesterolo, che è preziosissimo come molecola che riesce poi a contribuire allo scioglimento dei grassi durante la digestione. Quindi il colesterolo è talmente prezioso che noi lo produciamo internamente con grande quantità, fino all'85-90% di quello che è nel nostro sangue. Cioè, se noi analizziamo il colesterolo nel nostro sangue, scopriamo che l'85-90% è prodotto da noi e solo il 10-15% viene dagli alimenti. E allora sarà così un nemico terribile da combattere, questo colesterolo? È possibile che madre natura si sia dimenticata addirittura di sviluppare un enzima che era in grado di distruggere questo tremendo killer cardiovascolare? Non c'è un enzima nel nostro organismo capace di distruggere questo killer cardiovascolare. Lo eliminiamo semplicemente con una cosa che si chiama circolo enteroepatico, no? Per cui alla fine dopo viene eliminato con le feci, ma non sappiamo come eliminarlo diversamente. Allora, il colesterolo, cerchiamo di capirci, è un perfetto indice di iperalimentazione. Se io mangio tanto, avrò tanto colesterolo. Se io mangio molto, avrò un colesterolo alto, perché il corpo dice: è talmente buona questa molecola, è talmente utile che ho bisogno di produrne. Quanto più faccio un'attività intensa, un'attività forte, per esempio sportiva, io ho seguito per 10 anni la nazionale di ultramaratona, erano tutti ragazzi che avevano colesteroli sopra i 300 e avevano delle arterie che erano delle autostrade a 4 corsie, tanto stavano bene. Quindi non c'è una correlazione colesterolo-infarto, c'è una correlazione tra colesterolo alto, iperalimentazione e infarto. E questa è una cosa da seguire, ma va corretta l'iperalimentazione, non il colesterolo. È chiaro, se io abbasso il colesterolo e mantengo l'iperalimentazione, io avrò la persona malata che potrà morire di infarto con il colesterolo basso, e morirà infatti col colesterolo basso, come avviene molto frequentemente in persone che sono trattate in questo modo. Allora, perché tutta questa insistenza a dire che il colesterolo deve essere tenuto basso? Recentemente si sono incattiviti sull'LDL, quello che loro chiamano colesterolo cattivo, ma anche qui il colesterolo non è buono o cattivo, c'è un colesterolo che va dal fegato ai tessuti per nutrire i tessuti che hanno bisogno di colesterolo, e poi un colesterolo residuo, lo scarto, che ritorna al fegato. Non so perché chiamano buono lo scarto e invece cattivo quello che va a nutrire i tessuti. È un'aberrazione, infatti io mi rifiuto con gli studenti della scuola di medicina di segnale di parlare di colesterolo buono e colesterolo cattivo. Sono due forme diverse di colesterolo, una che va dal fegato ai tessuti e una che torna indietro. Non c'è buono e cattivo, devono solo essere bilanciate tra loro. Quindi io vado a vedere nel mio paziente che siano bilanciate, quale che sia il valore scelto dall'organismo di colesterolo da ottenere. E allora, da dove arriva questo colesterolo alto? Io faccio una piccola metafora e dico questo: ci sono dei fattori causali e ci sono dei fattori invece che sono solo collaterali, che sono solo connessi. Allora, se io ho una giacca, io posso dire che tutte le persone che hanno la giacca della taglia del 58 muoiono di infarto più facilmente di quelli che hanno la taglia del 48. È un dato scientifico indiscutibile. E funziona così, perché quelli con la giacca del 58 tendenzialmente sono più grassi, più grossi, più obesi. Poi in mezzo ci sarà anche uno Schwarzenegger, magari con tanto muscolo, ma sostanzialmente saranno più esposti a infarto e malattie cardiache. Allora, se io vado a inventarmi un farmaco che mi riduce la taglia della giacca, è chiaro che io ho portato la giacca del 58 al 48, questi staranno tutti stretti dentro la giacca del 48, ma nessuno di questi migliorerà la sua situazione cardiovascolare neanche di una virgola. Perché non è un nesso di causa la giacca grande, non è un fattore di causa, è semplicemente una correlazione. Allora io devo andare a correggere il grasso di queste persone, devo andare a farle dimagrire, devo andare a farle muovere, devo andare a farle mangiare più sano, ma non devo andare a ridurre la giacca. Quindi ridurre il colesterolo per noi non è utile, è un'azione di forzatura su un equilibrio che il corpo sta utilizzando. Se il colesterolo è molto alto e anche sbilanciato tra HDL e LDL, quelli che vengono chiamati buoni e cattivi, io devo andare a correggere le abitudini e stile di vita di questa persona per riportare il colesterolo su dei valori più corretti, non con un farmaco che sopprima i valori del colesterolo. Andremo a parlarne con un grandissimo esperto di questi argomenti tra pochi minuti.